Abbiamo al telefono Gianluca Diana, il direttore artistico del Festival Mojo Station, che ci parla dei prossimi concerti che ascolteremo, della selezione di concerti che stiamo per ascoltare. Avremo adesso Robert Belfour e subito dopo a seguire i livornesi Tres. Uno dei concerti in esclusiva della scorsa edizione è stato per l'appunto quello di Robert Wolfman Belfour, così come viene soprannominato dalle sue parti, un personaggio assolutamente mitico per alcune circostanze, uno di quelli che da sempre ha perseguito una propria carriera solista importante all'interno di una scena musicale che nel corso dei precedenti decenni ha visto diverse formazioni sciogliersi e riunirsi ulteriormente, come accade di consueto all'interno di una scena musicale vera e propria. Beh, Robert Wolfman Belfour, in esclusiva per quello che fu la nostra nona edizione del festival, si è presentato il suo consueto stile assolutamente inappuntabile, sia per quanto riguarda il vestiario, per lui una parte fondamentale del suo show, piuttosto ancora che con il suo blues ipnotico, ossessivo, assolutamente collinare, vero Hill Country Blues, lui che ad oggi probabilmente il più anziano ma assolutamente più esperto cultore portabandiera di questo stile particolare del blues.
What?
Malcolm.